Riccardo De Gennaro, buongiorno Buongiorno a lei. e benvenuto davvero nel nostro piccolo podcast Il Posto delle Parole per condividere il suo romanzo pubblicato dalla casa editrice torinese Miraggi nella collana editoriale Scafi Blu. Riccardo De Gennaro, autore del romanzo Il Quarto Piano. Ricordo il nostro ospite, viva Roma. Ha lavorato per oltre 20 anni come giornalista, prima al Sole 24 Ore, poi a Repubblica, ha pubblicato diversi romanzi, è stato anche direttore della rivista letteraria maltese Narrazioni, dirige il trimestrale Il Reportage, fondato per l'appunto da Riccardo De Gennaro stesso. Ma adesso anzi saliamo al quarto piano, per così dire. Però prima di salire al quarto piano, Riccardo De Gennaro, ci racconta l'immagine di copertina? Immagine di Copertina è un quadro famosissimo di Arcimboldo che ha scelto il mio editore perché è emblematica del personaggio che è protagonista del romanzo, ossia un grande lettore, un lettore forte, come si dice oggi, che compra libri, acquista libri a tutto spiano, grazie anche al fatto che vive sopra una libreria che tiene aperto fino a mezzanotte, 2 giorni alla settimana, per cui lui si rifugia nella libreria a cercare dei libri che possono essere interessanti perché lui è sempre in cerca di colpacci, come li chiama, cioè libri di seconda mano, magari usati, ma comunque che possono essere delle chicche, dei libri introvabili. Lui preferisce appunto dedicarsi a libri già usciti anni fa, piuttosto che alle novità. Eh sì, piuttosto che alle novità. E qui le novità nella vita cosiddetta, vita quotidiana, no? Del nostro protagonista. Ha più che 50 anni, vive coi genitori ed è apparentemente una vita normale, monotona. Lui però è al di fuori del mondo. Ha fatto alcuni lavori, alcuni non gli sono stati confermati, altri ha scelto lui stesso di lasciarli. Vive la sua insicurezza e rifugiarsi dentro i libri forse è proprio dal punto di vista del carattere psicologico che Riccardo De Gennaro ci pone di fronte a questa storia. Lo scavo psicologico è molto importante, soprattutto riferito a questa persona, perché possiamo considerarlo un inetto, un debole, uno scansafatica, un uomo che non si è creato un posto al mondo. Ma pagina dopo pagina riusciamo anche a comprendere la sua posizione e soprattutto a comprendere anche questo suo, possiamo dire, questo suo smottamento che vive giorno dopo giorno, fino a quando poi non ci sarà un elemento che gli farà riconsiderare tutta la vita, rifarà riconsiderare se stesso e forse riuscirà, chi lo sa, lo scopriranno i nostri ascoltatori leggendo il romanzo, se riuscirà a sbloccare la sua vita in un qualche modo. Sì, certo, lui opera una sorta di autoisolamento perché non ha mai voluto sposarsi, non ha avuto figli, non è fidanzato, non sopporta i genitori che infatti lo vorrebbero fuori di casa dopo tanti anni, una volta per tutte. E appunto ha come unico scopo della vita quello di leggere. Io ho voluto appunto rendere omaggio all'arte della lettura, tanto è vero che il romanzo si svolge quasi completamente in una libreria, dalle 8 di sera a mezzanotte, e, appunto cercando libri. Questa è in verità la prima parte del romanzo, perché la seconda parte, sempre in libreria, riguarda l'incontro con una persona, una sua ex compagna di classe del liceo, cioè di 36 anni prima, che ritrova la cassa e che cambia un po' la prospettiva del romanzo stesso, perché Qui è tutto rimescolato, no? Per così dire, dall'incontro con questa cassiera ex fidanzatina, no? Quantomeno quando la vedeva da ragazzina gli faceva battere il cuore. E adesso
forse riesce a incrinare la sua vita cosiddetta normale, monotona, di stare lì a passare le sue giornate, mangiare sempre alla solita ora, fare sempre le solite cose, scendere poi nella libreria come unico atto liberatorio. Ecco, questa è la grande solitudine di quest'uomo. Ed essendo un uomo solo, cerca la compagnia non tanto nelle persone della libreria, no, quanto proprio a sfogliare, compulsare libri, leggere. Ecco, questa forse è la terapia più grande che opera su se stesso. Sì, che a un certo punto pensa di esagerare lui stesso, e che quindi, se posso leggere le 5 righe che l'editore ha riportato in quarta di copertina, prego, romanzo, che sono emblematiche, direi che in queste 5 righe si capisce un po' il senso del romanzo. Allora, forse è venuto il momento di leggere meno e vivere di più. A questo pensiero i suoi muscoli hanno un fremito che lo costringe a tirare un calcio nel vuoto mentre è ancora seduto. Ma che cosa sto dicendo? I libri non sono forse l'ossigeno che mi tiene in vita? Ecco, qui c'è un po' tutto, nel senso che molti lettori potrebbero identificarsi con Giorgio Lanfranchi, che è il lettore protagonista del romanzo, ossia la realtà librale dei libri, contenuta nei libri, l'immaginazione molto spesso è più piacevole di quella quotidiana. Giorgio, come ha detto lei giustamente, ha una vita mediocre, però invece quando si immerge nella lettura dei libri, ce ne sono una 50ina di libri citati, Riccardo De Gennaro, sì, leggere è importante. Lei pone anche al termine di questo libro l'interessantissimo scaffale di Giorgio. Però c'è quella frase, no? Forse è venuto il momento di leggere meno e vivere di più. Ora, questa frase sa che cosa mi ha ricordato? Mi ha ricordato che sui social, ultimamente sono un pochino più disattento del solito, forse lo vedo molto meno, ma è durato un tempo che c'era come una corsa, no? Sui social, a chi leggeva, che ne so, un libro ogni 3 giorni, e un altro diceva no, io ne leggo 2, un altro no, io ne leggo 4, e così via. C'era questa corsa continua alla quantità, ed è questa frase, forse è venuto il momento di leggere meno, vivere di più. Questa frase non interessa solo Giorgio, questa frase tocca tutti. Dicendo questo non si dice che non si deve leggere, ma si deve leggere meno, ma si deve leggere meglio per capire meglio anche la nostra vita. Sì, questo sicuramente, anche se noi dobbiamo tenere conto che in Italia il 60% delle persone non legge nemmeno un libro all'anno, quindi noi diciamo che apparteniamo a un mondo di privilegiati, quelli che si sono e sono innamorati dei libri, quindi l'amore per i libri ci porta a leggere tantissime, uno dietro l'altro, addirittura poi ognuno di noi ha i suoi libri preferiti, chi preferisce Joyce, chi preferisce Proust, eccetera, ma la questione appunto è che noi abbiamo questo, diciamo, io lo chiamo vantaggio, perché comunque il libro è un moltiplicatore del mondo e della realtà, perché noi sappiamo benissimo che nei libri c'è la realtà e c'è la descrizione della realtà da innumerevoli punti di vista, a seconda degli autori che seguiamo. A seconda degli autori che seguiamo e a seconda anche delle annate, perché mi ha fatto sorridere questa cosa, ma la voglio condividere perché ha anche un suo carattere di verità. Questo romanzo, sì, è vero, racconta di Giorgio Lanfranchi, ma racconta anche di un mondo attorno e dentro il libro, no? E poi quando scrive, adesso vado a riprendere per citare giusto, eccola qua la sottolineatura: i libri assomigliano al vino, pensava. Li si riconosce dalle annate e molte bottiglie sanno di tappo. Ma questo è proprio vero, Riccardo De Gennaro, che i libri a volte sanno di tappo. E io non ho problemi ad abbandonarli, perché non mi bevo una bottiglia di vino che non mi piace, mentre invece so di gente che a tutti i costi vuole arrivare alla fine di un libro che non gli piace. Io questo lo definisco autentico masochismo, nel senso che se tu leggi un libro che non ti piace, stai togliendo del tempo alla lettura di un libro che ti piace, e questo è gravissimo, perché noi, come sappiamo dall'economia, il tempo è una risorsa scarsa, ne abbiamo poco a disposizione.
situazione. E quindi se tu trascorri il tuo tempo a leggere libri brutti, purtroppo leggerai meno libri belli. E questo è grave. Per quello che io dico sempre, se non vi piace un libro dopo 10 pagine, non continuate, va bene, magari avete sbagliato a comprarlo, avete speso dei soldi, però è bene non continuare nell'errore. Ma nei nostri armadi, Riccardo De Gennaro, quante camicie, quante giacche, quante calze, no? Ci sono, che abbiamo comprato e che abbiamo messo una volta sola. Lo concepiamo per l'abbigliamento, per i libri no. E poi chissà perché, ha ragione lei, perché farsi del male e continuare a leggere con questa specie di martirio? Tra l'altro ho anche scoperto che io e Giorgio potremmo non andare d'accordo almeno su una cosa, Riccardo De Gennaro. Quale? Poco fa io le ho detto, ho cercato il testo da condividere leggendolo, però ho dovuto cercare la sottolineatura. E Giorgio con le sottolineature non ci va mica tanto d'accordo, perché lui è capace a scaraventare un libro che ha delle sottolineature. Esatto, sì, ma questo fa parte del personaggio, che è un po' fumantino e ha delle grossi scatti nervosi nei confronti dei lettori che incontra in libreria, perché li pensa come concorrenti che gli potrebbero soffiare dei libri arrivando prima di lui. Si arrabbia con un commesso che non dovrebbe fare il commesso in libreria perché non ama i libri, e quindi lo trova una grande contraddizione. E per cui Giorgio è uno che ha diverse idiosincrasie. Quella della sottolineatura è una: mette la sottolineatura a matita, ma non comprerebbe mai un libro già sottolineato a matita. Invece, chiaramente, scaraventerebbe il libro contro il muro se fosse sottolineato a penna o a biro. Certo, questo sicuramente non lo può concepire una cosa del genere. E torniamo al quarto piano, torniamo nella casa di Giorgio Lanfranchi, lui cinquantenne, e i genitori, no? La madre che si ingegna in cucina, ha i suoi tempi che non coincidono coi tempi sempre più nervosi di Giorgio, il padre che lo vediamo all'inizio del romanzo essere già seduto a tavola in attesa della cena, e seduto a tavola, quasi come se fosse una mancanza di rispetto nei confronti del figlio, in pantofole color fegato e poi con la sua camicia da notte. Ora è un padre padrone. È un padre padrone, e la moglie succube. E la moglie succube. Lui non ha grande rispetto per il figlio, perché anche lui, come commesso incapace, non ama i libri e non concepisce che uno possa dedicare la maggior parte del suo tempo a leggere. Per cui c'è un conflitto tra i due, c'è un conflitto notevole, caratteriale e anche esistenziale. Loro, i genitori, vorrebbero mandarlo via di casa, perché neanche loro lo sopportano più, anche perché l'hanno tenuto in casa 52 anni, quindi a un certo punto loro ottantenni, pur essendo genitori che dovrebbero amare i figli, ce ne sono molti che li vorrebbero con sé fino a 100 anni, loro invece sanno che è una situazione che è diventata assolutamente insostenibile. Una situazione insostenibile, ma forse è più insostenibile, Riccardo De Gennaro, quella situazione in quella casa grigia, oppure una situazione insostenibile di un incontro che, come lei ha già accennato, avviene quasi 30 anni dopo, no, 36 se non ricordo male, no, 36, lo dice anche nel romanzo, 36. L'incontro con questa ragazza che... E troviamo anche una bella emozione, no? da parte di questa ragazza, no? Lei quando la racconta, le labbra prive di rossetto, no? Le orecchie piccole e questo sguardo indagatore, ecco, lo sguardo indagatore era proprio anche e soprattutto rivolto nei confronti di Giorgio. Chissà se Giorgio riesce a entrare in quello sguardo indagatore.
Ma lì succede una cosa strana, ma comprensibilissima. Lei non si ricorda di lui, non sa chi sia, se lui cerca in tutti i modi di fare capire che era il suo compagno di banco, anzi il compagno che sedeva nel banco dietro al suo, ma lei non se ne ricorda minimamente, così come lei, come non aveva minimamente considerato i suoi sentimenti, perché lui non li aveva mai manifestato di per timidezza, lei non gli aveva mai dato corda, per cui si ritrova con questa persona che lui conosce perfettamente, ma da cui non viene minimamente riconosciuto. La cosa singolare è che quando si incomincia questa seconda metà del libro, il racconto, l'aggiornamento che i due fanno l'uno all'altro della propria vita. E questa ragazza, anche se non lo conosce, incomincia a raccontargli tutta, inspiegabilmente forse, tutta la sua vita che è successa nel frattempo, pur non sapendo chi ha davanti, un po' come quando noi siamo in treno e abbiamo un passeggero di fianco e gli A raccontiamo tutta la nostra proposito, vita. ecco, a proposito di treno, No, qui. più di quanto la raccontiamo ai nostri parenti, capisce? Certo, Quindi la una persona, persona. uno A sconosciuto, noi diciamo di più di quanto diciamo a chi conosciamo da anni. proposito di treno, Riccardo De Gennaro, qui andiamo a prendere un treno insieme con Tolstoi, perché la sonata Kreutzer ci dice qualcosa a proposito della parola treno. Come no? Era un periodo quando ho scritto questo romanzo che leggevo esclusivamente scrittori russi dell'Ottocento, no? I romanzi Tolstoj, brevi come Kerchev, Giorgio oppure i anche quelli romanzi lunghi? brevi. No, i romanzi lunghi li avevo letti perché avevo letto sia Guerra e Pace che I Fratelli Karamazov, che credo che siano i due massimi esempi di letteratura mondiale. Ma i romanzi brevi di Lermontov, di Leskovo, di Turgenev, appunto, e gli stessi Dostoevskij e Tolstoj che hanno scritto dei romanzi brevi straordinari che sono all'altezza delle loro opere maggiori. E mi sono accorto che in questi romanzi brevi, se uno li legge uno di seguito all'altro, sembra anche pur con tutti questi autori diversi, sembra di leggere lo stesso romanzo, cioè un grande affresco della Russia dell'Ottocento, dove ci sono caratteristiche in comune, cioè appunto il treno, la nebbia, ovviamente il freddo e la neve della Russia, ci sono i personaggi che sono sempre o modesti impiegati o burocrati, persone che sono a disagio, stanno attraversando una fase di disagio nel loro matrimonio. Per cui mi è piaciuto metterlo in fila tutti i nomi, i titoli di questi romanzi per poter dire, se voi leggete questi romanzi uno di seguito all'altro, vedrete che è bello quanto leggere i Fratelli Karamazov in fila e vi accorgete del senso della letteratura dell'Ottocento russa. Eh sì, qui arriva molto chiaramente l'importanza della lettura, e qui i treni sono presenti non solo con la sonata Kreutzer, ma anche con treni strettamente sorvegliati. Ma volevo chiederle, Riccardo De Gennaro, ma Giorgio sarebbe stato un buon libraio, secondo lei? Secondo me sì, anche se un po' egoista, nel senso che tutte le chicche che gli arrivavano da chi gli porta i libri, che non vuole più leggere, che vuole vendersi per le più varie ragioni, lui magari le migliori se le sarebbe tenute. Quindi non avrebbe fatto un bel favore alla libreria, perché avrebbe tolto magari le cose migliori. Poi è vero che le cose belle nella letteratura sono tantissime e poi tutti noi abbiamo dei gusti differenti, perché io parlo della letteratura russa dell'Ottocento, ma a qualcuno potrebbe piacere molto di più la letteratura, che ne so, americana del secondo Novecento. E quindi c'è posto per tutti i libri, c'è posto per tutti i lettori in una libreria, anche se appunto Giorgio è uno molto prepotente, molto prepotente. Riccardo De Gennaro, autore del romanzo Il quarto piano, il romanzo è pubblicato dalla casa editrice Miraggi, ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Beh, in questi giorni c'è un libro che sto leggendo che pochi conoscono ed è un libro russo che ho trovato su una bancarella per caso e ho acquistato proprio, come dire, al buio perché non conoscevo l'autore e si intitola Pescatore
Persona di cera di Yuri Nikolaevich Timianov, che è un critico formalista russo che però ha scritto anche dei romanzi. E questa persona di cera è esattamente il calco di cera di Pietro il Grande, il fondatore di Pietrogrado, come sappiamo, lo zar. Ed è un romanzo tra l'horror e il satirico, dove c'è questa statua di cera che porta scompiglio tra i sudditi e gli abitanti di Pietrogrado, come si chiamava a quel tempo. Tra l'altro, questo libro è stato pubblicato dalla casa editrice Volan in una collana editoriale Sidin, che forse adesso non esiste più. Ah, non lo so, io ho questa edizione negli editori riuniti di parecchi anni fa, dell'86, e non sapevo che fosse stato ristampato. Io penso che sia un libro assolutamente da leggere, che se è stato ristampato la Voland ha fatto un ottimo servizio. Lei tra l'altro ha l'edizione curata da Igor Sibaldi, vero? Esattamente, accidente. È un'edizione storica. Igor Sibaldi, che sarà di nuovo prossimamente nostro ospite, ogni tanto viene qui a trovarci nel nostro podcast, è straordinaria. Ma questa è una coincidenza incredibile. Molto bella, molto bella, e sarà di nuovo con noi per raccontare un libro molto molto spirituale. Intanto ricordo Persona di cera, il libro di Tinianov, e speriamo ancora che si riesca a trovare sul mercato librario. Intanto grazie davvero Riccardo De Gennaro e buona giornata. Grazie a lei e grazie per l'invito. Buona giornata a tutti.